ma direi una bellissima esperienza stamattina, testimonianze molto molto belle sia da parte dei sindaci che dei vescovi. Direi poi che la firma della carta è un fatto molto importante. Non diamo per scontato che sindaci di città così diverse, vescovi che si uniscono ai sindaci, possano concordare una prospettiva di impegno, non altro, una prospettiva di impegno però concreto per la gente, perché credo che il significato di tutto questo sia qui, che noi stiamo accanto alla gente. Questo è la pace, l'unità, nascono dallo stare vicino alla gente. I sindaci e i vescovi sono in modo diverso della gente, che delle persone che vivono per la gente, ed è dalla gente, dal popolo che deve nascere la pace, l'unità e la fraternità che tutti noi vogliamo, soprattutto in questo momento di grande. Sì, l'Ucraina davvero ci angoscia il cuore. D'altra parte però sentire ieri per esempio la sindaca di Sarajevo che parlava della rinascita della sua città dopo la guerra, ci dice che poi alla fine la guerra deve finire. Non è la soluzione la guerra, non è mai soluzione, per cui la guerra finirà, speriamo con meno vittime possibili, ma dovrà finire, e a quel punto dovrà rinascere una città, una nazione, e dovremo stargli accanto come siamo stati accanto ai popoli dei Balcani.